Ciao a tutti, bentornati o benvenuti su Viking Games TV. Io sono Ruiz e oggi vi porto un gioco che ho scoperto nello Steam Next Fest, che presenta delle demo al suo interno. E ragazzi, io ho giocato Deep Rock Galactic e Vampire Survival all'inverosimile. Sono due gran bei giochi fatti a modo loro. Non sono giochi AAA, ma sono giochi veramente elaborati in un modo molto bello, molto buono. Lasciate nei commenti che cosa ne pensate di questi due giochi, se li avete provati, se li avete giocati, se vi sono effettivamente piaciuti, perché a me sono piaciuti veramente tanto, addirittura alla follia. Io Deep Rock Galactic l'avevo provato in alfa ancora, perché l'avevo preso in accesso anticipato molti anni or sono. Ho parecchie ore di gioco su su quel gioco, e ora che hanno annunciato questo bel gioco, che lo so non è la prima demo che fanno uscire, ma sono sincero, non mi ha ispirato proprio per niente guardando i video, ma una volta che l'ho provato, ragazzi, è devastante, è bellissimo sto gioco. Inoltre ha anche la compatibilità con il joystick, perché siccome è su Steam possiamo semplicemente collegare il joystick e giocarci, ed è anche più semplice giocare col joystick. Quindi penso proprio che questo gioco, una volta uscito, se andrà sulle piattaforme, sarà un gioco che verrà giocato tanto quanto Vampire Survival. Innanzitutto abbiamo la possibilità di fare un upgrade nel nostro personaggio, che sono upgrade fissi per tutti i personaggi. Poi, una volta raggiunto determinati obiettivi, come potete vedere, ci sblocca determinati bonus all'interno del gioco che possiamo acquistare o sbloccare mentre facciamo le nostre partite, proprio come ogni survival che sia di questo genere. Come vedete, c'è tantissima roba che puoi sbloccare, non è per niente poca. Vedete che anche le armi hanno dei modificatori che li puoi aggiungere dopo. Come potete vedere, ci sono anche le armi in cui puoi sbloccare degli slot in cui aggiungere delle modifiche, sia modifiche di tipo proiettile, sia di tipo elementale, sia di tipo di danno. Quindi è molto 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 ben elaborato questo gioco. Secondo me, giocarlo in single player mi ha divertito veramente tanto. È da ieri mattina che lo sto provando e ci ho già perso parecchie ore qua dentro. Come potete vedere, ho già sbloccato un sacco di roba qua dentro, non è poca, ne ho sbloccato un bel po'. E peccato che oggi sia l'ultimo giorno della demo, cioè il 16, se non sbaglio il Next Fest dovrebbe durare fino ad oggi, quindi probabilmente questo gioco dovrebbe uscire dalla possibilità di poterlo scaricare e provarlo gratuitamente con la demo. Come vedete, io ho parecchi obiettivi già sbloccati o pseudo sbloccati. Purtroppo abbiamo solo un personaggio da provare e una mappa e basta. Ci sono poi altre due mappe che penso che quando verrà rilasciato il gioco, questo sarà il minimo, e ci saranno tantissime altre, perché li conosco come sviluppatori, di solito fanno le cose fatto molto bene. E in più, vedete, ogni mappa ha dei livelli di difficoltà sempre più elevati. Siccome il livello di difficoltà di questo gioco è parecchio alto, per il momento sono riuscito a sbloccare il primo e il secondo livello. Ora sto cercando di sbloccare il secondo upgrade M1000 Classic fino al livello 12, perché non è così semplice. Siccome abbiamo un limite di 5 livelli per missione, una volta raggiunto il quinto livello, tu continui ad ammazzare mostri finché non riesci ad ammazzare il boss finale, che è grossissimo, enorme e ha un botto di vita. E in più i nemici che ti spawna sono veramente tanti. Non c'è ancora una modalità, ad esempio, survival del tipo che vai costantemente avanti con le ondate di nemici, ma penso che verrà sbloccato poi in seguito. Lasciate nei commenti che se volete degli aggiornamenti su questo gioco, perché effettivamente è un gran bel gioco questo. Comunque, una volta che scegliamo la nostra mappa, abbiamo poi la possibilità di scegliere uno dei quattro personaggi, che una volta che lo scegliamo abbiamo la possibilità di utilizzare tre classi diverse. Questo purtroppo non è in demo, quindi non so dirvi nulla di questa variante della classe che c'è, ma questo è il Recon, che come vedete qua sotto ci sono indicati quello che può ricevere questo personaggio con quest'arma in particolare. Quest'arma nulla di più che spara ai quattro lati, quindi davanti, dietro, destra e sinistra automaticamente. Una volta che finisce i colpi parte un load, una volta che ha ricaricato riparte da sola. Poi qui abbiamo il Classic, ciò sarebbe il fucile da scout, spara tre colpi alla volta, che ovviamente potenziandolo diventano sempre più veloci questi colpi. Il reload diventa sempre più veloce, l'arma può fare danni elementali, può fare danni di rimbalzo, può fare danni che allontanano i nemici. C'è veramente una caterva di roba che puoi fare all'interno delle partite. Quest'arma in particolare ci dà il 10% di movement speed, o anzi questa classe, sottoclasse in particolare, ci dà il 10% di movement speed e il 20% max HP. Come vi avevo fatto vedere, non ci sono solo le armi principali all'interno del gioco. Come vedete qua, ci sono alcuni obiettivi che ci permettono di sbloccare
giocare delle armi particolari come questa che è una specie di boomerang, questo è un fucile a pompa, questo è un fucile che purtroppo non l'ho ancora sbloccato, quindi non so effettivamente bene come funzioni. Poi ci sono diversi tipi di danni che puoi fare, che sblocchi determinate armi. Questa è una specie di pistola a raggi di energia che fa un raggio che poi si va a dividere contro i nemici con danni da fulmine. Queste poi ci sono le granate crio, che sinceramente per il momento non mi sono piaciute più di tanto perché non fanno tanto danno, sono anche tanto difficili da far salire di livello. Poi ci sono queste casse che ti permettono di evocare quattro robottini che girano attorno a noi, danneggiano i nemici in un certo raggio e li rallenta, permettendoci così di fare ancora più danno. Una cosa che non vi ho detto: il fucile a pompa, oltre a sparare due colpi a volta, che è una rosa di 180 gradi, questo fucile permette di allontanare o comunque fare un allontanamento dei nemici colpiti leggermente più indietro e fa un botto di danno. Abbiamo anche quest'arma qui, che è un'arma al plasma, che infligge parecchi danni, sembra un mitragliatore come questo, e inoltre i suoi colpi, oltre a rimbalzare, dovrebbero far anche indietreggiare leggermente i nemici. Questo invece è un boomerang che fa danno da elettricità, che va avanti e indietro, e tutto quello che colpisce fa danno elettrico e anche danno normale. E ora andiamo un attimino ad analizzare il gameplay, come funziona. Facciamo play, scelgo l'Hazard 1 per il momento, e quello classico è quello che mi è piaciuto di più. Come vedete, all'interno del gioco ci possiamo muovere, troveremo le stesse cose che troviamo su Deep Rock Galactic. Dobbiamo minare questi materiali che ci permetteranno poi di completare determinati obiettivi, che poi una volta che finisce la partita ci permette di sbloccare determinati potenziamenti, e come vedete anche a ogni livello possiamo prendere degli aggiornamenti delle nostre armi a zero costo. Una volta uscito dalla partita, che la concludiamo, entriamo nella nave proprio come Deep Rock Galactic quando vogliamo fare un'estrazione. Poi vi faccio vedere. Comunque guardate, vedete, livello 5, e qui mi dà già la possibilità di sbloccare tre armi. Questo è un fucile sniper che fa un colpo singolo che fa parecchi danni, e più il nemico ha vita più questa fa danno ovviamente. Questo invece è quel fucile che vi dicevo prima, che mi piace veramente tanto. Come vedete, i colpi viola sono i colpi del fucile che ho appena preso, e quelli rimbalzano andando a colpire i nemici. Poi abbiamo queste casse che cadono ogni tanto, c'è una barra comunque in alto quando andate a guardare, che man mano che si riempie vi fa vedere cosa viene giù, se arriva un boss, se arriva ancora più mostri, se arrivano degli elite, se arriva una cassa di queste. Io ad esempio preferirei sempre avere questo, perché quando fai un mining, cioè questo, vedete, c'è un oro che cade, e gli ori ti servono assieme anche a altri minerali all'interno del gioco per sbloccare ulteriori potenziamenti. Come vedete, questi ci danno veramente tanti punti esperienza. Effetti danno di stato, preferirei prendere questo siccome abbiamo già un'arma al plasma. Questo ci permetterà di fare danno elettrico, fuoco e acido, e danno nel tempo più del 30%. Al momento non ho armi elementali, ma ho intenzione di farmi una build elementale perché è veramente molto forte. Un'altra cosa, in alto a destra, come potete vedere, ci sono degli obiettivi particolari che una volta completati ti danno un sacco di materiali, così da permettervi poi di una volta riusciti a completarli tutti, ci permetterà di avere i potenziamenti che ci servono di più. Ora vediamo, faccio il fire rate o il damage? Quasi quasi faccio il damage al momento. Queste sono minerali che, come in Deep Rock, ti danno vita se nel caso avete subito dei danni. Un'altra rosellina, a me serve tutto il materiale possibile. Ancora un livello. Se nel caso siete qui e non vi serve assolutamente nulla, potete fare reroll all. Vedete, qua c'è un bel potenziamento, quasi quasi me lo prendo. Mi incrementa i punti vita del 50, così almeno se rischio di morire ho un po' più di vita che mi permette di rimanere a galla più a lungo. Magari in questa modalità no, ma nella modalità subito dopo è parecchio difficile rimanere in vita. Ecco, questo è un altro minerale che ci serve per potenziare le nostre armi una volta usciti dalla missione in corso, quando facciamo l'estrazione. Scusate se parlo un po' così a scatti, ma è che effettivamente il mio cervello ogni tanto va in pane e cerco di ragionare su quello che devo fare. Allora, questo mi dà il reload speed dei medium, solo che io adesso non mi ricordo se queste armi sono medium. Aspetta, forse ok. Allora, dove devo andare a vedere se è un medium o meno? Medium, sono tutte medium queste, quindi possiamo prendere questo, che dà un 10% ad entrambi. Come vedete c'è una bella mappa da esplorare, vi consiglio di proprio analizzarla tutta prima di finire la partita, prima di ammazzare il boss più che altro, perché qui potreste trovare parecchie cose interessanti. A me mancano
ancora una rosellina che non so dove sia finita. Sulla mappa comunque vengono indicati, se ci sono, con un disegnino o un simbolino bianco sulla mappa. Questi qua, che si trovano unici, così separati da tutto, sono potenziamenti che poi ti serviranno una volta uscito dal gioco, proprio dalla partita, che andate nel menu di gioco, come avete visto ho completato l'obiettivo, vi permetterà di sbloccare determinate potenziamenti che sono permanenti al vostro personaggio. Allora, potrei fare un hate fire. Come vedete sono arrivato a livello 6 con l'arma e qui mi dà la possibilità di sbloccare due cose: o faccio un danno al plasma, come c'è anche quest'arma che quindi rimbalza e così via, o faccio un proiettile che praticamente permette di buttare e fare un knockback gli nemici. Preferisco il knockback perché mi butta indietro anche i boss, non so per quale motivo, ma funziona così ed è estremamente utile. Ok, il boss è stato eliminato, cerco di raccogliere quello che ci ha lasciato e poi andare al pod d'estrazione. Cerco sempre di salire di livello ulteriormente, o faccio un 5% a tutto o un 15 a questo. Preferirei un 15 a questo, siccome abbiamo ancora 17 secondi, perché non fare un po' più di punti esperienza? Dai, che se fa fuori anche quello, ah, quanta bella roba. 3 secondi abbiamo per hate. Ah, ho sbagliato. Ops. Bene signori, non commettete questo errore che ho fatto io, ma come vedete il gioco è elaborato in maniera molto carina, molto simile a sia Deep Rock che Vampire Survival. Il gioco è fatto veramente molto bene, mi piace veramente tanto. Man mano che si va avanti si sbloccano altre cose ancora all'interno del gioco, come anche su Deep Rock. Più partite si fanno, più robe si sbloccano, più cose si possono fare, sbloccando nuove armi, armature, che le armature più che altro sono skin, permettendovi così di avere un gameplay proprio unico, perché vi permette di utilizzare le armi che preferite, a volte anche più forti di quelle che ti danno all'inizio, ma le armi iniziali possono avere dei potenziamenti che le cambiano, rendendole ancora migliori, facendo quasi gara con quelle nuove che sbloccate, che teoricamente dovrebbero essere più forti, così bilanciando effettivamente il gioco. Vi rifaccio vedere gli upgrade. Avete visto quei materiali che abbiamo trovato che sono unici, che vi ho fatto vedere? Ecco, quelli lì praticamente sono questi materiali particolari che poi ci serviranno per sbloccare i nostri potenziamenti all'interno del gioco. Non penso che i potenziamenti siano soltanto questi e che siano semplicemente fino al livello 5, anche perché se già a livello 2 di difficoltà il gioco effettivamente è molto difficile, i mostri hanno tantissima vita a livello 1, penso che la cosa sia stata studiata in modo da riuscire a fare anche questi altri qui in maniera consistente, senza dover fare una fatica esagerata, ma dovendo comunque avere una progressione del personaggio, permettendoci così di fare ancora più danno in modo da riuscire a superare quelle prima. Questo è Deep Rock Galactic Survivor, un gioco basato su i dungeon, l'oscurità e sui nani. Cosa molto importante è perché è basato sui nani. Se voi non lo sapete, per i miei personaggi fantasy io prediligo sempre per il nano, quindi Nano for Life. Lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale se questo contenuto vi è piaciuto, vi ringrazio di essere rimasti fino a qui, lasciate nei commenti che cosa ne pensate di questo meraviglioso gioco che è ancora in fase di demo ma è già fatto veramente bene, non vedo l'ora che esca, così porterò penso delle live su questo gioco su Twitch, quindi andate anche su Twitch ad iscrivervi se volete vedere contenuti di questo tipo. Cercherò anche di avere degli orari regolari per riuscire ad andare su Twitch a fare delle live, oppure cercherò di fare delle live su YouTube. Lasciate nei commenti che cosa ne pensate sulla piattaforma Twitch o sulla piattaforma YouTube, anche perché sinceramente sto sbattendo un po' la testa ma non sto capendo bene dove andare a fare delle live. Che su YouTube ok, su Twitch anche, ognuna di loro ha i loro punti positivi e punti negativi, però ovviamente è sempre il pubblico a dire quello che dobbiamo fare. Vi ringrazio ancora e alla prossima. Ciao.